Questo è il GG, no, guarda bello. Ready, go! Ready? Go! Il coreano è uno dei migliori, via. Sei emozionato poi. No, sto scoppiando, non so se ti scioglie di paura o, boh, non lo so, un misto di tutto. Adrenalina, sudore, ce l'hai di tutti, eh? Shakura Splatoon. Tutta l'Italia di StarCraft, insieme a noi, insieme a Vasacast, insieme a Foyer, insieme a Gamers Legacy, per sostenere il nostro giocatore di punta. Quello che sembrava un miracolo, essere già qui a affrontare i mostri sacri di StarCraft. Siamo in vantaggio, 4-0. Nell'angolo in basso a sinistra, dal clan ATN. Come Cloud! Il nostro avversario, come Protoss Viola, ha il peso sulle spalle di tutto il suo clan. Non potrà mai perdere. Dal clan DTG! Tigris! Ora tu mi odierai, ma te lo devo dire, io sto per Sickness in questo caso. No, 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 niente. Cappottone, cappottone, perché no, arriva anche il bu. Ma guarda, guarda Cloud cosa fa! Cloud lo vorrebbe provare a chiudere subito, va a posizionare questa caserma proxata, che tra l'altro non ha visto Sickness, Sickness non l'ha vista. Adesso però si accorgerà che Cloud non ha niente. Due caserme proxate, due caserme proxate da parte di Cloud, e quindi subito c'è tensione, che arriva anche il trollolol. Cloud vuole provare a trollare Sickness, forse aveva sbagliato Guzzostein. Ancora non ha visto niente, ancora non so se è riuscito a vederlo. Sì, è riuscito a vedere che non ci sono caserme posizionate vicino alla base di Cloud. Te che conosci Sickness, è un giocatore che Cisa di solito, che gioca solito. No, sì, di solito fa la Cannon Rush, però se vuole fare la Cannon Rush non l'ha mai fatta contro Terran, di solito la fa contro Protoss. Il problema è che, essendo imprevedibile, non sai cosa potrebbe fare contro Terran che Cisa, perché ha ricevuto un sacco di Bunker Rush, ha risposto tipo con Immortal Elevator Trick, con Sentry Block, ma da Cloud sinceramente non penso si aspetti una Cisata così, e infatti mi sa non vedrà nemmeno il Bunker che gli sta piazzando in questo momento. Lo vede soltanto ora, lo vede, e Dio Zerota va a intuisce, sicuramente adesso sa che ci sono gli SSV, sa che ci sono i Marine, e cerca subito di difendersi andando a produrre nuovi Zerota subito il centro cibernetico. E tra l'altro attento, perché Cloud ha deciso di pullare anche tantissimi, tantissimi SCV, quindi è veramente un all-in quello del nostro giocatore. Vediamo quello che riuscirà a fare, deve provare a micrare questi SCV. Stanno arrivando Zeloti everywhere, ci sono anche queste probe a provare a difendersi, stanno arrivando altri 3 SCV, vediamo, questo si deciderà tutto in una sfida di micro epica Italia-Corea. Cloud ha deciso di provare a chiuderla immediatamente con questa sorta di all-in, va giù l'ultimo Zerota, adesso arriva questo Stalker che dovrà essere micrato alla perfezione mentre viene posizionato un bunker. Ancora due Marine per Cloud in produzione, se dovesse andare giù questo persecutore la sfida sarebbe finita. Vai Fire, ci siamo forse! Sì, forse ci siamo, però questo strategia di casa è abbastanza rischiosa. Comunque sì, che non si fa abbattere, continuano a farsi spaccare il pilone sta per andare giù, non deve assolutamente permetterlo. I due Stalker di Sickness micrati egregiamente insieme alle sonde, riesce a respingerlo, non ci credo, l'ha respinto per davvero, è riuscito a respingere con due Stalker e quattro probe il Bunker Rush con due proxy Rax di Cloud. Comunque non si arrende Cloud, perché continua a produrre gli altri Marauder, lo annulla, e a questo punto Sickness però deve giocare cautamente, perché ok, ha guadagnato un vantaggio, è riuscito a respingerlo, però gli ha trovato anche le Rax. A questo punto Sickness lo vedo scatenato, non deve però lasciarsi prendere comunque dall'euforia, perché ci sono quattro Marine che le potrebbero prendere alle spalle e perdere questi ultimi due Stalker, che rimangono il barlume di speranza per il clan Dream Team Gaming coreano contro Cloud. La situazione adesso per Cloud
non è certamente positiva, provava a chiudere il game in quel momento, adesso ci sono ben due portali per Sickness. Cloud è rimasto indietro di un abisso sul numero dell'economia, va a chiudere addirittura la rampa Sickness con tre piloni. E a questo punto la situazione del nostro Carlo in questo game dovrà essere di rincorsa. Continua a produrre Marin, ma come vedrà che si è chiuso Sickness, a quel punto la situazione potrebbe essere veramente drammatica per il nostro Carlo Nazionale. Adesso arrivano addirittura ben 5 persecutori. Numero di Marine guarda, da parte di Cloud è solamente... Guarda lasciato uno esterno di persecutori in modo da non prendersi in faccia degli attacchi di Marine. Comunque vediamo che continua l'attacco con questi Marine che vanno a essere aperti, circondati di Stalker. Guarda la micro di Sickness che sposta 4 persecutori, uno che lo porta a chitarsi, tutto il resto. È veramente eccelso questo giocatore, non c'è nient'altro da dire. Bravissimo Sickness, adesso Cloud proverà una sorta di attacco disperato. Proverà a entrare nella main di Sickness, probabilmente ci riesce, non riesce a chiudersi Sickness, ma Cloud non so quanti danni potrà riuscire a fare contro questo numero di persecutori. Arrivano anche altri due Marine da dietro, ma nell'uno contro uno gli Stalker sono un'unità decisamente migliore rispetto a quella del Terran. Comunque Cloud piano piano sta provando a recuperare sulla macro. La situazione è veramente, veramente drammatica a questo punto. È drammatica, sì, è drammatica. Però Cloud si è risolvato da situazioni peggiori, come abbiamo visto nei primi game. Sicuramente sa che Sinest non ha macro perché l'ha tenuto chiuso in base fino adesso. Fa soltanto adesso il Nexus d'espansione, ma punta però ad aprire gate, a fare la robo facility e posizionare altri due gate. Vuole tutto sugli Stalker, probabilmente a questo punto andrà a ricercare addirittura il Blink come è suo solito fare contro Terran. Vediamo, prova a sbilanciarsi Foyer. Vediamo se sarà così, se arriverà il Blink Stalker. Mentre Cloud si sta chiudendo, ha solamente una caserma. In questo momento sulla macro abbiamo quasi recuperato 22 a 26. Prova a far girare come una trottola, uno per volta, quegli Stalker. Sickness, 29 psi per Cloud, 38 per Sickness. Siamo ancora ad una base. Ancora il secondo centro di comando non è finito. Adesso viene posizionata la fabbrica da parte di Cloud. Deve cercare di non perdere questo bunker. Fa uscire adesso i Marine da questo quadratino di speranza per l'Italia. Sickness sta per terminare il suo secondo Nexus. Il numero degli estrattori si è praticamente ripareggiato, ma sta arrivando aspetta. Un prisma. Il prisma, appunto. Il prisma appunto. Per Sickness. Cos'è il prisma? Una paura? Potrebbe farci tutto quel prisma, tipo Sickness e il prisma sono praticamente la stessa cosa, sono. Lo muove come Gesù lo muove, come Gesù cammina sulle acque, il Sickness usa il prisma. Io non ho parole, l'esempio è favoloso, ma intanto continua a farsi avanti Sickness, tra l'altro anche con queste tre sentry potrebbe anche non aver bisogno del prisma per chiudere questo game, perché Cloud ha dovuto rischiare. Ha dovuto sacrificare la creazione di unità per produrre un numero sempre più maggiore di SCV. Adesso stanno arrivando anche delle Helion, ma non so quanto potranno essere utili, perché sta arrivando questo prisma con 4 Stalker dentro. Potrebbe farci assolutamente tutto con questo prisma. Guarda, parti di forza per poter attaccare subito e non andare a riparare il bunker. Ottimo Sickness. A questo punto c'è in base una testa di ponte. Gli osservatori, gli Stalker così teletrasportati direttamente sul campo di battaglia. Non posso niente gli SCV contro tutto questo. Intanto guarda l'elevator trick con gli Stalker di Sickness e GG per Cloud. E arriva il GG. Corea 1, Italia 4.